tutti e ben ritrovati con i nostri appuntamenti con la letteratura inglese. Stiamo parlando in questo periodo del modernismo e dopo aver parlato di Joyce e di Virginia Woolf vi avevo promesso che avrei parlato anche diffusamente di un altro grandissimo rappresentante di questo periodo e questo movimento inglese che è il modernismo. Stiamo parlando però questa volta non tanto di un autore di prosa ma specialmente di un grandissimo poeta. Insieme a Yeats è considerato il più grande poeta del modernismo e sto parlando ovviamente di Thomas Stearns Eliot. Eliot, allora, anzitutto non era inglese, lui era americano, è nato nel 1888 a St. Louis, in Missouri, e ha studiato inizialmente ad Harvard, poi ha studiato alla Sorbonne e poi ancora ha studiato a Oxford, quindi insomma ha avuto sicuramente un'istruzione, un'educazione estremamente poliedrica e diciamo che si è stabilito in Inghilterra durante la Prima Guerra Mondiale sostanzialmente. Ha lavorato molto a Londra, ha lavorato come impiegato di banca, poi ha lavorato anche come editore e diciamo che tra le sue opere più importanti è stata in realtà anche forse una delle sue prime opere, perché poi sostanzialmente è stata pubblicata nel 1922, troviamo appunto The Waste Land, tradotto in italiano come La terra desolata. L'opera forse il grande capolavoro di Eliot, l'opera forse più rappresentativa di quella che è stato il suo stile, che è stata la sua scrittura e il suo modo soprattutto di concepire l'arte, di concepire la letteratura, che adesso andremo a vedere in dettaglio. Ma prima vediamo un pochino tutti gli aspetti un po' di quello che è stato il suo percorso, perché Eliot in realtà ha compiuto anche un altro grande cambiamento nella sua vita. Infatti si è convertito nel 1927 alla Chiesa anglicana dopo un periodo estremamente tormentato di ricerca anche spirituale, di ricerca religiosa, e a seguito di questa conversione ha scritto due anche opere estremamente popolari, estremamente famose e rappresentative, che sono appunto Hollow Man, che in italiano teniamo a tradurre come Gli uomini vuoti, e Journey of the Magi, che appunto è Il viaggio dei magi, anche questi chiaramente a sfondo sostanzialmente religioso. Nello stesso periodo ha rinunciato anche alla cittadinanza americana ed è diventato a tutti gli effetti cittadino britannico. Ora, Eliot è anche conosciuto in realtà grande varietà stilistica e veramente la sua poliedricità dal punto di vista letterario hanno fatto sì che lui si dilettasse anche con poesie, storie per bimbi. Più famoso tra tutte probabilmente è il suo libro, la sua raccolta di poesie popolari per bambini sostanzialmente, che si intitola Old Parson's Book of Practical Cats, che sarà e diventerà e verrà poi modificato e adattato per diventare il popolarissimo, famosissimo musical Cats, che tutti quanti appunto conosciamo. Allora, principalmente possiamo dire che l'opera di Eliot si sia concentrata in tre ambiti: la poesia, prima chiaramente tra tutte, il dramma, ok, e la critica, sostanzialmente la critica letteraria. Lui, quando ha parlato lui stesso del modernismo, quando ha parlato lui stesso di quello che significava la letteratura, la poesia di questi tempi, e parlava principalmente di se stesso, parlava di Yeats, che appunto, come dicevo, è stato l'altro grandissimo poeta modernista, lui ci diceva esattamente queste parole. Vi leggo queste righe in inglese e poi ve le traduco in italiano. Lui diceva: Our civilization comprehends great variety and complexity, and this variety and complexity, playing upon refined sensibility, must produce various and complex results. The poet must become more and more comprehensive, more elusive, more indirect, in order to force, to dislocate, if necessary, language into his meaning. Cosa significa questa citazione, che reputo essere estremamente pregna e significativa? Lui dice: la nostra civiltà comprende, questo verbo comprehends, come dire abbraccia in qualche modo, una grande varietà e complessità. Ed eccoci di nuovo al discorso che facevamo sul modernismo, eccoci di nuovo a parlare di quel background, a parlare di questi sconvolgimenti politici, storici, culturali, di mentalità, chiaramente anche letterari, scientifici e quant'altro. E appunto, quindi, questa civiltà, questo momento, diciamo, della civiltà abbraccia questa grandissima varietà e complessità, e questa varietà e complessità
nel momento in cui agisce, ok, su una sensibilità raffinata, deve, attenzione, non produce, ma deve produrre, ok, dei risultati che siano vari e complessi. Quindi lui ci dice, non c'è un qualcosa di univoco in questo momento. Vi ricordate quando parlavamo della soggettività? Vi ricordate quando parlavamo della relatività? Ecco, lui ci parla di varietà e complessità. Cioè, tanto è varia e complessa la realtà che deve rispecchiarsi per forza in un risultato che sia vario e complesso, altrimenti non sarebbe in grado di rappresentarlo in qualche modo. Quindi il poeta deve, di nuovo Musk, become more and more comprehensive, diventare sempre più comprensivo, quindi sempre più abile, diciamo, ad abbracciare questa varietà. More allusive, quindi più allusivo, attenzione, più indiretto, ok? In modo da forzare e dislocare, se necessario, la lingua, ok? Verso il suo significato. Cosa significa? Che il poeta deve agire da un punto di vista anche linguistico, letterario, in modo da maneggiare, da dare forma alla lingua, ok? In modo tale da veicolarne poi il significato. E vedremo cosa intenderemo, visto che sarà poi la base di quella grandissima tecnica che è il correlativo oggettivo che lui stesso andrà fondando e andrà poi formulando e teorizzando. Cosa significa però questo? Significa chiaramente una letteratura di questo tipo può provocare, tende a provocare una enorme difficoltà. Per il lettore c'è una grossa fetta di oscurità, ok? C'è una grossa fetta diciamo, c'è un grosso aspetto difficile da comprendere, no? Perché questo essere comprehensive non significa essere comprensibile, ma significa essere omnicomprensivo, e quindi chiaramente più si allarga la sfera d'azione, più diventa chiaramente difficile comprendere i vari livelli, perché sono veramente tanti, immensi i livelli a cui Eliot fa riferimento. Nel momento in cui scrive, e lui, per esempio, anche in The Waste, appunto, La Terra Desolata, unisce veramente sfere e ambiti a livello cronologico, a livello culturale, a livello tradizionale, talmente diversi tra loro da formare una vera e propria, un vero e proprio riassunto con una compressione in qualche maniera culturale. Quest'opera si svolge nell'arco temporale di 12 ore. Noi parlavamo dello Ulysses di Joyce, che si svolge in un giorno, di Mrs. Dalloway, che anche questo si svolge in un giorno, anche meno. E in questo caso sono addirittura soltanto 12 ore, ma lui non si fa problemi e unisce, in qualche modo va a riempire il gap che lo fa scivolare dalla guerra punica fino all'Inghilterra del XX secolo senza nessun tipo di difficoltà, senza nessun tipo di reale vuoto. Utilizza il monologo, che sappiamo essere, noi abbiamo parlato molto del monologo interiore, quindi insomma in realtà è una tecnica molto cara in realtà al modernismo, però utilizza anche stralci di dialogo, magari ricordati, magari riportati da altri ambiti. E diciamo che la poesia per lui è come se fosse viene definita dalla letteratura uno web of references, che significa proprio questa rete di riferimenti che spaziano tra citazioni, mito, diciamo, versi presi da altri ambiti. E quindi c'è veramente questa compressione anche di presente e passato, come dicevamo prima, che lo rende poi universale, che rende poi questa poesia, questa poetica totalmente universale, veramente comprehensive, come lui avrebbe detto. Infatti, lui stesso racconta, ci parla, teorizza, perché lui, essendo anche un critico, in realtà teorizza quello che pensa da un punto di vista proprio teorico della letteratura. E nell'opera Tradition in the Individual Talent, vi leggo poi naturalmente, vi traduco quello che viene detto. Lui dice che da questo punto di vista, okay, dal suo punto di vista, lo scrittore has to write not merely with his own generation in his bones, but with the feeling that the whole of the literature of Europe from Homer and within it the whole literature of his own century has a simultaneous existence and composes a simultaneous order.
Quindi lui ci dice che lo scrittore non deve scrivere solamente, meramente con la sua generazione nelle ossa, bellissima questa espressione, no? Quindi con addosso soltanto la sua generazione, ma al contrario deve avere questo feeling, questo sentimento che va oltre la conoscenza, non è una knowledge, è un feeling, ok? Qualcosa che sente suo di tutta la letteratura europea. Europea, teniamo presente che lui era americano, però lui ci parla di tutta la letteratura chiaramente europea, da Omero, ok, fino alla letteratura del proprio secolo sostanzialmente, e tutto quello che praticamente c'è nel mezzo, in modo che si tratti di una esistenza simultanea, ok, e venga composto un ordine simultaneo, no? Quindi come se tutto esistesse contemporaneamente, ok, ci fosse questa sovrapposizione incredibile dal punto di vista, appunto, dal punto di vista contenutistico, anche da un punto di vista poi sostanzialmente stilistico. Lo stile di Eliot è molto difficile da comprendere perché prevede una grandissima sperimentazione. C'è un immaginario molto forte, c'è una simbologia molto forte, c'è anche un realismo a volte decisamente amaro, ok? E da un punto di vista poi strettamente tecnico, diciamo, utilizza dei versi molto irregolari, con un ritmo molto irregolare, combinando appunto temi, come dicevamo prima, molto diversi con dei cambiamenti estremamente improvvisi, e da un lato utilizza delle immagini che sono estremamente irreali, dall'altro utilizza in realtà stralci di vita reale con anche un vocabolario, un utilizzo di parole che sono veramente molto poco poetiche, e quindi questo scarto crea un effetto evidentemente ancora più forte. Ma cosa fondamentale? Eliot è stato il creatore, e poi in realtà ha anche teorizzato, di quello che è stata che è la tecnica dell'objective correlative, il correlativo oggettivo. Noi italiani probabilmente lo conosciamo, l'abbiamo studiato quando abbiamo studiato Montale, o Sidi Seppia in particolare. Cos'è questo objective correlative? Si tratta praticamente di una tecnica che lui ci spiega, e io ve la spiego con le sue parole. Lui dice: "The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an objective correlative. In other words, a set of objects, a situation, a chain of events, which shall be the formula of that particular emotion." Traduco. Dice: l'unico modo per esprimere un'emozione in una forma artistica, ok? Perché dice: non è un documento, non è, io sto facendo dell'arte, quindi in arte, l'unico modo per esprimere in realtà un sentimento, un'emozione, lui ci dice, si trova nell'utilizzo di questo objective correlative, di questo correlativo oggettivo. In altre parole, nel trovare una serie di oggetti, una situazione, una concatenazione di eventi che possano essere la formula, quindi ci stiamo parlando quasi di una formula scientifica, no? Oggettiva di quella particolare emozione. Ovvero, lui ci dice: io non nomino l'emozione stessa, non nomino quel sentimento, non nomino quello che il lettore deve sentire o deve percepire. Io mi limito a descrivere un oggetto, descrivere qualcosa di oggettivo, degli eventi o quant'altro, in modo tale, con un uso tale della lingua, dando un taglio tale, da, tra virgolette, forzare il nostro lettore a percepire quello che io intendo come emozione, ok? Quindi induco quell'emozione, induco quel sentimento, induco quello stato d'animo, induco quel messaggio, senza nominarlo esplicitamente, ma semplicemente dando una descrizione tale, ok? Da far leva su quelle reazioni che sono obiettivamente oggettive e comuni a tutti gli esseri umani, e che quindi chiaramente verranno evocate dal mio modo di descrivere. Una tecnica evidentemente assolutamente nuova. Il saggio da cui ho tratto questa citazione, in cui lui teorizza l'objective correlative, è Hamlet, scritto nel 1919. Ok? E questa tecnica rivoluzionerà sicuramente la letteratura e la poesia dell'epoca. Diciamo che se noi parliamo di, oltre all'eredità, poi diciamo tecnica e chiaramente artistica che Eliot ci lascia, a livello di messaggio noi possiamo dire che il suo messaggio finale non sia un messaggio positivo, è un messaggio comunque di disperazione, di paralisi,
Abbiamo parlato molto della paralisi nel modernismo, no? Abbiamo parlato molto in modo particolare quando abbiamo nominato Joyce, abbiamo analizzato le sue opere. Lui non ha fiducia, non c'è fede in Dio, non c'è fede negli uomini. E diciamo che in qualche modo forte è questa sensazione di vuoto, okay? Di vacuità, di vuoto, quindi questa alienazione di cui parliamo spesso quando analizziamo il modernismo, questa alienazione dovuta a questa sorta di disorientamento e di disgregazione sostanzialmente dell'individuo stesso. Paradossalmente, lui che si fece portavoce di una poesia d'avanguardia fu invece estremamente conservatore da un punto di vista sociale. Assolutamente sì, e quindi questa è sicuramente una contraddizione, se vogliamo, in termini, però lui appunto credeva nell'importanza della tradizione, come credeva in realtà nell'importanza della tradizione poi sostanzialmente anche dal punto di vista letterario. Lui ha sempre rigettato questo ideale, essendo tra l'altro lui poeta, ideale prettamente romantico, del poeta come genio, del poeta profeta, del poeta come essere superiore, no? Ha sempre in qualche modo visto la letteratura in maniera molto diversa, forse anche più analitica da un certo punto di vista, e ci offre veramente uno spaccato di letteratura che è sicuramente rappresentativo nei modi, nei contenuti del suo secolo, ma che attraversa veramente tutta la tradizione europea in maniera assolutamente, come dice lui, comprehensive, veramente onnicomprensiva e estremamente, estremamente profonda, interessante e piena di spunti da comprendere. Benissimo, noi quindi con Elliot abbiamo terminato il nostro ciclo di video sul modernismo. Ci vediamo molto presto per parlare invece di Orwell. Come sempre io vi dico, lasciatemi i vostri commenti, lasciatemi il vostro feedback, lasciatemi le vostre richieste se ne avete sotto appunto questo video. Se avete piacere iscrivetevi al mio canale, se avete piacere condividete i miei video, mi date veramente una grandissima gioia. Restate appunto collegati perché abbiamo ancora tantissimo da raccontare riguardo alla letteratura inglese. A presto, ciao!